venuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio nella cappellina interna del convento dei frati minori cappuccini. In questo luogo Padre Pio, chissà quante volte nel corso della giornata, della sua giornata, si ritagliava un momento personale di preghiera. Qui oggi per raccontarvi una storia. Siete in tanti che ci scrivete a questo indirizzo di posta elettronica. Ecco, stiamo cominciando a raccontare tutte le vostre storie. Evelina Natale ci racconta la signora Evelina, nata nel 1929 a Venosa, siamo in provincia di Potenza. Evelina ci ha scritto, ma attraverso un'altra persona che ringraziamo di cuore per averci inviato questa email. La testimonianza di Evelina è un viaggio, un vero e proprio viaggio attraverso la fede e l'intervento, possiamo dire così, l'intercessione di Padre Pio nella sua vita. Evelina fin da giovane è stata tanto devota a Padre Pio, ma è stato un evento particolare andare ad accendere la sua fede in modo straordinario nel corso della sua vita. Lei racconta che ha avuto l'opportunità di seguire anche attraverso Teleradio Padre Pio tutte le celebrazioni eucaristiche che nel corso degli anni abbiamo trasmesso, e lei racconta che proprio durante una messa, durante l'elevazione dell'ostia, c'è stato un momento in cui Evelina è stata sconvolta, è stata turbata, ma anche rincuorata nel suo profondo spirito, racconta. Ecco, all'elevazione dell'ostia consacrata mi dissi: ma è mai possibile che Gesù è vivo in quel pezzo di pane spezzato? Pochi istanti dopo, e per la prima volta, l'ho visto, lei racconta, era proprio Padre Pio, inginocchiato presso l'altare. Rimasi turbata, non mi sentii degna di quanto si fosse compiuto. Pensai che potesse trattarsi di un'allucinazione e continuai così a seguire la celebrazione come se nulla fosse accaduto. Gli anni passarono, ma la fede di Evelina rimase sempre più salda, fino a quando le sue condizioni di salute iniziarono così a peggiorare. Ricoverata nell'ospedale di Foggia, sottoposta ad esami delicati, si trova di fronte ad un momento di grande paura, un momento di grande sconforto. Fu proprio in quel momento che Padre Pio, racconta, è venuto a casa mia. L'ho visto, racconta, nella mia camera, accanto alla parete del mio letto, portando conforto e speranza al mio cuore affranto. Nonostante i controlli medici non rivelassero nulla di significativo, il suo stato di salute continuava però a deteriorarsi. Fu solo grazie all'intervento di un chirurgo esperto, racconta, dell'ospedale, di un altro ospedale, l'ospedale di Melfi, che si scoprì la causa del suo dolore, un'anomalia congenita, che poi, dall'esame istologico inizialmente allarmante, che indicava una presunta malattia oncologica, ma attraverso un secondo esame condotto poi nella casa sollievo della sofferenza, si andò a smentire completamente questa diagnosi, rivelando così, racconta lei in questa sua email, la mano divina attraverso l'intercessione di Padre Pio. Senza alcun trattamento terapeutico, Evelina si riprese completamente, continuò a godere di buona salute e racconta fino ai giorni nostri. Noi ne approfittiamo anche per salutare Evelina. Una testimonianza che è un vero e proprio inno alla fede, alla devozione per Padre Pio. Attraverso questo suo racconto emerge questa presenza costante nella sua vita. Anche, possiamo dire, attraverso Teleradio Padre Pio, Evelina continua a vivere la sua fede con grande intensità. Lei lo racconta specialmente nel mese di maggio.